funky, down, nasty. Hey, listen to the man. Well, Godfather. Payback. Oh, bloody. Fantastico. Secondo Tom, che è Francesco Terzini. Francesco Terzini è un bravissimo designer toscano, fiorentino, mugellano, e ci parla di digital press design, cioè come evolve il design nel futuro del digital. Esatto, grazie Nicola. Dunque sì, io sono qua per proporvi delle suggestioni, principalmente una riflessione. Dunque noi abbiamo la possibilità, ho fatto una piccola analisi su quelle che sono le caratteristiche che un supporto fisico editoriale ha che un supporto digitale non potrà mai avere. Innanzitutto la fisicità, pensiamo al peso di un libro, quindi ogni libro ha un suo peso, quindi ha una sua sensazione, una sua percezione, ci trasmette delle sensazioni. Ogni libro, ogni pubblicazione ha, diciamo, nella storia, attraverso quelle che sono i nostri modi di utilizzarle, ha generato una ritualità, quindi lo sfogliare una rivista, lo sfogliare un libro, il chiuderlo, anche il suono, lo stesso suono. E le pubblicazioni possono avere una loro unicità. Pensiamo alle stampe da collezione, le stampe d'arte per esempio, quindi stampe che vengono fatte su carte particolari con finiture particolari. Questi sono alcuni degli aspetti che l'editoria tradizionale ha, che l'editoria digitale ancora non ha, diciamo. Parliamo delle cose in comune, sicuramente la portabilità, ovviamente ci sono alcuni libri più grandi, alcuni libri più piccoli, però in linea di massima le dimensioni e la facilità di utilizzo sono delle caratteristiche che scombaciano nelle due tipi di supporti. I contenuti, io ritengo che i contenuti, a parte quelli che sono i contenuti, diciamo, digitali, multimediali, che hanno, diciamo, un'altra componente, possano essere considerati gli stessi, quindi immagini, testo e illustrazioni, che su entrambi i supporti hanno un loro tipo di valenza, un loro tipo di peso. E infine, non è finita la presentazione, è il fine, quindi lo scopo, che è quello di informare, di intrattenere e di insegnare. Quindi lo scopo dei due supporti è lo stesso. Vediamo adesso cosa le pubblicazioni, il supporto digitale, può avere in più rispetto al supporto normale. Innanzitutto è ecologico. Questo secondo me è un concetto chiave sul quale l'editoria digitale deve puntare per avere successo, perché la sensibilità ai temi ambientali sarà sempre più alta. L'accessibilità, la disponibilità illimitata di contenuti, quindi di accedere a contenuti che prima non potevamo assolutamente, diciamo, a cui non potevamo assolutamente accedere se non facendo lunghi viaggi, per esempio, o facendo ordinazioni che duravano nel tempo, quindi immediata. E infine l'interattività, quindi la possibilità di condividere i contenuti, di avere degli hypertext, quindi dei testi che hanno dei collegamenti ad altre suggestioni, ad altri contenuti. E poi la dinamicità dei contenuti. Partendo da quelle che sono queste caratteristiche, se vogliamo anche un po' generali, sulle quali possiamo discutere, ho cercato di estrapolare quattro concetti chiave per quello che è il futuro del design, nel futuro dell'editoria digitale. Quanti di voi leggono libri su supporto digitale? Alzate la mano. Quanti quotidiani? Quante riviste? Dunque, i libri sono sicuramente uno dei supporti meno letti, perché ancora proprio l'aspetto del rapporto fisico con l'oggetto crea un certo tipo di impasse nell'utilizzo e nel passaggio al digitale. I libri sicuramente partono da alcuni concetti chiave, che sono quelli della formazione e diciamo della lettura di lungo periodo. I quotidiani hanno un altro tipo di funzione, quindi l'informazione, la suggestione sulle attualità, e quindi hanno anche un tipo di linguaggio molto più vicino ai media digitali. E infine abbiamo, diciamo, tra i casi più eccellenti di prodotti editoriali e supporti digitali, i magazine, quindi le riviste di approfondimento. I concetti chiave che ho estrapolato, diciamo, da questa piccola ricerca sono quattro. Il primo è comunicare le idee e le informazioni, e quindi progettare una nuova unicità del supporto. Tutte quelle che sono i supporti cartacei riportati nella stessa maniera su supporto digitale avranno difficoltà ad entrare sul mercato. In secondo luogo è l'esperienza, quindi progettare una nuova ritualità, perché la ritualità che è legata al nostro consueto modo di utilizzare i libri non può funzionare se riportata sul digitale. Infine l'interazione con il contenuto, quindi progettare un nuovo codice semantico, un nuovo codice visivo che possa ingaggiare l'utente, che possa portarlo dentro a quella lettura e coinvolgerlo in un altro tipo di esperienza.
E infine, una cosa che ritengo forse la più importante, è l'interazione tra i contenuti, quindi progettare nuove storie. Grazie al digitale abbiamo la possibilità di non avere un, diciamo, supporto statico solo da leggere, ma di fare interagire più contenuti, immagini, testi, fare interagire testi tra di loro. Per cui credo che questi quattro concetti chiave per la progettazione, quindi visti dal punto di vista del designer, siano quelli su cui, diciamo, puntare per il progetto sul futuro dell'editoria digitale. Grazie e ai riferimenti.